Alla ricerca di queste mie parole del vino, qual è oggi la lettera che mi viene in mente? Toh! Il fiasco. Come dire, è naturale che oggi vi parli della lettera F. Per anni il fiasco ha rappresentato il simbolo del vino toscano, più esattamente del Chianti. Sì, ora è anche vero che in qualche modo si è anticipato il concetto di packaging, di marketing. Che parolone vi sto usando? No, in maniera molto semplice, quando uno vedeva un fiasco capiva che si stava parlando di vino toscano e si parlava di Chianti. Il problema è stato che successivamente, quando siamo andati a considerare il vino come un prodotto di alta qualità, cioè a dire non più un semplice alimento, ma un prodotto edonistico come consumo, questo è quello che raccontano sempre gli esperti, cioè a dire non si beve tanto perché c'è una necessità alimentare, si beve perché ci fa piacere bere. Questo povero fiasco ha cominciato a perdere un pochino di credibilità. Eppure questo, lo vedete, questo è un bel fiasco perché è ancora impagliato. Sì, perché negli anni 70 è successo questo. Il fiasco è diventato un prodotto un pochino di serie B. L'avevano fatto di plastica, c'era il tappa a corona. Insomma, non era così bello a vedersi. Torniamo invece oggi all'attualità. Il fiasco è tornato a essere un contenitore adatto a indicare quei vini che devono essere facili, quotidiani, cioè un consumo direi molto rilassato e sereno. Quello che normalmente troviamo nelle trattorie. È vero anche che anche se siamo in New York, se siamo in Australia, cioè in quei posti molto lontani dal nostro paese dove si vuol far rivivere il concetto di Italia. Forse in maniera un po' antica, ammettiamolo, però l'idea è sempre quella. Tovaglia a quadretti bianchi e rossi e poi un fiasco di vino. Sì, magari vi serviranno le melanzane alla parmigiana, vi serviranno tutte altre cose, però rimane l'idea dell'Italia, perché il fiasco rimane un contenitore italiano. Magari qui il contenitore è piccolo, ma normalmente i fiaschi erano di quasi 2 litri. Oggi parliamo di Magnum come grandi bottiglie. Una volta si faceva con questo. Però la F è una lettera che ci indica una fase importantissima della produzione del vino, la fermentazione. Fermentazione è il momento del passaggio della parte zuccherina, contenuta appunto nel mosto, in alcol e anidride carbonica. Cioè è il passaggio fondamentale nel quale noi abbiamo finalmente l'idea che quello che è un prodotto di un frutto, come può essere quindi l'uva, non a caso si può ottenere il succo d'uva, ricordatevelo, a qualcosa che è diverso. Ricordiamoci che il vino è tale perché abbiamo l'alcol, altrimenti avremmo semplicemente un prodotto per noi imbevibile, dovessimo per un puro caso togliere l'alcol. Perché? Perché di fatto l'alcol copre le sensazioni dei sali minerali, copre quelle sensazioni che darebbero magari un sapore amaro. Quindi è assolutamente importante che la fermentazione si svolga nella maniera migliore. Sì, però magari io tutte le F non me le ricordo, magari andiamo a vedere se c'ho qualcosa che mi viene in mente. Ah, beh, sì. No, mi viene in mente una cosa che è quella degli aggettivi. Quando si descrive il vino, floreale. Il problema è che oggi molti pochi uomini regalano dei fiori alle donne e molte poche donne ricevono fiori. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non si riconoscono più. Oggi io potrei parlarvi di tanti sentori floreali, quel vino che sa di viola, l'altro vino che magari sa di, non so, di rosa, ma quello si riconosce ancora e va bene. Ma se io vi comincio a parlare di mughetto, vi comincio a parlare di gardenia, beh, tanti non sanno cosa sono. La gardenia, ricordate, è quel fiore che era il classico fiore all'occhiello dell'uomo. Quanti uomini oggi ce l'hanno? Cominciamo a far così, cominciamo ad andare dai fiorai e cominciamo a annusare tutti i fiori. Ma oltre al floreale dobbiamo fare anche il fruttato, quindi ricordatevi che con la F abbiamo due momenti fondamentali dell'esame olfattivo. Ebbene sì, quindi fruttato per quanto riguarda i sentori del vino che sanno di frutto. Eppure, non lo so, ci potrebbe essere la mela, la pesca,
ma anche la bicocca, tutti i frutti tropicali. Questo per quanto riguarda i frutti. E per i fiori, beh, i fiori è un pochino più difficile, ma ce la facciamo a trovarne tanti diversi. Quindi direi che effettivamente la F è una delle lettere che ci dà il là per parlare di vino. Cioè, in parole povere, ci fa partire nella descrizione. E una volta che siamo partiti, magari diventa anche più facile trovare le parole. Quelle parole del vino che cerco di spiegarvi.